Gli sport nel verde, all'aria aperta, dall'arrampicata alla vela, dall'escursionismo al bike, passando per tante esperienze dal vero. Oggi percorriamo un itinerario esplorativo alla portata di molti per assaporare il Trentino più vero. Benvenuti nell'Alto Garda! Amici di Girovagando, benvenuti nell'Alto Garda Trentino. Con un gruppo di amici facciamo questa esperienza della ferrata lungo il rio Salagoni e sono con Iri, guida alpina, che saluto. Ciao ragazzi. Assieme agli altri amici. La particolarità di questa esperienza è che noi siamo in un canyon. Sì, e quindi esatto. Viviamo questa esperienza particolare, non tanto verso l'alto, ma verso l'interno di questa gola. Esattamente. Praticamente questa gola qua ha scavato il fiume o fiumicino Salagoni, allora per quello che si chiama via ferrata Rio Salagoni. È scavata nella roccia di calcare che è qua intorno, abbiamo dappertutto, e ci ha lasciato una bellissima fora che adesso andiamo a esplorare. È lunga circa 1,5 km e vedrete che l'esperienza è bellissima. Passiamo vicino alle cascate, sopra il fondo del fiume, ogni tanto dobbiamo scendere il fondo, ogni tanto salire. È una roba fantastica. Ok, allora ragazzi, qua siamo adesso arrivati all'inizio della via ferrata Rio Salagoni. Vedete che non è una via ferrata classica che vi porta su una cima, ma ci porta dentro un bel canyon, una fora scavata dal fiume Salagoni. Non andremo mai troppo in alto, allora per chi soffre vertigini non ha problemi. Allora questa qua praticamente attraversa tutto il canyon. È sempre assicurato con questo cordino di acciaio che è fissato sul muro con i fittoni, e noi abbiamo già provato prima come si aprono moschettoni per una via ferrata. Quindi noi Iri possiamo in piccolo respirare, apprezzare l'esperienza della salita in ferrata. Sicuramente. Una palestra, una scuola ideale. Perfetto, questo qua è ideale anche per i principianti, così vedono se questo sport gli piace, perché qua abbiamo altre possibilità. Questo qua può essere come uno dei primi approcci, ok? Allora, come... Qualche consiglio tecnico? Consiglio tecnico. Prima abbiamo provato come si aprono moschettoni da ferrata. Vedete che questo moschettone qua non si apre finché non schiaccia questa leva qua. Abbiamo provato prima. Sì. Allora, quando una volta voi agganciate moschettone su un cavo, nessun modo si può sganciare questo moschettone finché voi non toccate questa leva qua, ok? Allora, agganciamo tutti e due i moschettoni su questo cavo qua e andiamo avanti in questo modo, che spingiamo tutti e due, accompagniamo tutti e due i moschettoni verso aggancio, arriviamo
il punto che dobbiamo sganciare uno e il secondo moschettone, poi si va avanti così. Prima di arrivare un altro aggancio dobbiamo di nuovo riagganciare moschettoni tutti e due su, sempre in sicurezza, sempre due moschettoni attaccati. Mai per favore solo una, sì, lasciarla libera, una solo momento quando noi dobbiamo cambiare moschettone da un ramo all'altro, ok? Per favore ragazzi, su questa ferrata qua, che andiamo abbastanza verticale all'inizio, sempre una persona su un ramo tra i due fittoni, perché? Perché se per caso io vado avanti fin qua, qua c'è un altro, io cado, dove arrivo? Sbatto contro di lui. Invece se siamo in questa distanza qua, se io cado rimango appeso sul mio mia attrezzatura e non do fastidio e non cado su mio collega, ok? Perfetto. Voi all'inizio per favore provate tutti, magari qua anche giù per terra, a pendersi, che sentite la sicurezza. Aspetta un attimo Walter, devi prima andare vicino al gancio così non scivoli e prova pian piano, tieni qua e pian piano ti appendi, così quando magari sarà un po' più impegnativo, quando volete riposarvi un po', potete tranquillamente fidarsi di questa roba qua, ok? Qua dentro c'è un dissipatore di sicurezza. Quando volete dopo ritornare, basta che vi tirate su e andate avanti, ok? Così. Allora avete capito tutto ragazzi? Sì. Ok, perfetto. Usciamo e ci troviamo di fronte a una inaspettata situazione, sembra una giungla. È vera, adesso siamo più o meno a metà di percorso, qua 500 metri prima si è aperto, adesso vedete qua intorno di noi ci sono belle piante dei carpini e davanti di noi è un pezzettino di ferrata che hanno costruito qualche anno fa per farla più attrazione. È stata pulita e sistemata. Questo tratto qua è abbastanza difficile, non sembra, ma è quasi verticale, dobbiamo stare molto attenti. Invece dopo il canyon di nuovo si stringe in una maniera molto molto importante, un metro e mezzo, due metri massimo. Supereremo un secondo ponte tibetano che possiamo vedere in qualche modo qui davanti a noi e poi c'è anche, come dire, la parte escursionistica del percorso. Giusto, nella seconda parte di questo canyon non ci sono più i cavi che assicurano la nostra traversata del canyon, ma ogni tanto qualche gradino, perché massima altezza dove andiamo sono un metro e mezzo, due metri, che in caso se qualcuno ha bisogno ho sempre la corda con me che vi assicuro. Vedrete che la seconda parte è una roba che non aspettate.
Il bello di Girovagando è che incontriamo persone, persone di esperienza, come nel caso di Iri, che è una guida alpina cecoslovacca che qui ha trovato la sua patria d'adozione. Cosa ti ha colpito del Trentino, dell'Alto Garda, di questo paesaggio? È una varietà di possibilità di fare outdoor. Qua praticamente puoi fare arrampicata, fare le vie ferrate, fare sport acquatici, andare a arrampicare in montagna, fare semplicemente trekking, andare sui ghiacciai. Qua uno che piace outdoor puoi fare tutto. Ambiente bello pulito, la gente molto simpatica. Allora questo tutto mi ha colpito che ho deciso di vivere qua. Vivi qui da molti anni? Vivo qua da 2004, ma prima già frequentavo questo territorio da 89, stagionalmente. Il tuo mestiere è quello di guida alpina, tutto l'anno? Tutto l'anno, 365 giorni, l'estate accompagno la gente a fare le vie ferrate, come tipo abbiamo fatto oggi, arrampicata, trekking, andiamo a fare escursioni anche nei Alpi, andiamo a Monte Rosa, a Cervino, diversi posti, e inverno sci alpinismo fuori pista, ciaspole, cascate di ghiaccio. Ed anche esperienze, diciamo, lontane. Esperienze lontane, diciamo, siamo andati con il nostro gruppo Mountain in Africa, tipo 2 anni fa. Abbiamo aperto le vie 9, il centro di paese sperduto di Chad, e abbiamo scoperto un bellissimo posto con grandissimo potenziale che è molto difficile da raggiungere. Abbiamo aperto tipo 8 vie, 9 in questo posto che si chiama Guerra. Mountain è una rete, un gruppo, un'organizzazione di guide alpine che ha sede ad Arco. Giusto, noi abbiamo la sede ad Arco, la struttura Rockmaster, che è molto famosa per le gare di arrampicata. Il nostro ufficio si trova esattamente in quella parete e siamo un gruppo di 6 guide alpine, siamo 6 amici, abbiamo formato questo gruppo 7 anni fa e stiamo lavorando tutti insieme bene, amicizia, e ci divertiamo. Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Che cosa ci rende orgogliosi? La soddisfazione dei nostri clienti da più di 70 anni. Fabbrica reti e materassi Meneghelli, a Mori, Largo Villanuova 32, meneghellimaterassi.it. Il Trentino è amico della famiglia. Tutte le informazioni e le opportunità le trovate sul sito www.trentinofamiglia.it. Vi aspettiamo in Trentino. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909.
Con il nuovo Kia Sportage, tutto è straordinario. E riesce a trovare posti che non conosce nessun altro. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Da oggi fino a 4.000 euro di vantaggi sulle versioni GT Line e All-Wheel Drive. Scopri di più in concessionaria. Gruppo Alpin, concessionaria ufficiale Kia, a Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Del castello di Drena ci meritiamo una piccola pausa e poi una visita alla cascata del Barone sopra a Riva del Garda. La cascata è una delle attrazioni naturalistiche più apprezzate di tutto l'Alto Garda fin dalla sua inaugurazione avvenuta nel lontano 1874. Da allora il parco Grotta Cascata Barone è divenuto una delle mete preferite del turismo gardesano grazie anche agli spazi per il relax. È un parco che ospita svariate e pregiate specie floreali e arbustive. La cascata è alimentata dalle perdite sotterranee del bellissimo lago di Tenno che formano il torrente Magnone, il quale va a cadere fragorosamente nella forra con un balzo di quasi 100 metri. Questo raro spettacolo naturale è apprezzabile in tutta la sua imponente bellezza grazie ai camminamenti che consentono di ammirare il salto d'acqua da due punti differenti, uno inferiore e uno superiore. Lasciata la cascata del Varone, ci innalziamo verso Tenno e siamo pronti per una breve escursione verso il rifugio San Pietro. Ed eccoci al rifugio San Pietro, proprio sopra l'abitato di Calvola, nel cuore del Tennese, con Andrea Berteotti e la sua squadra. Beh, intanto apprezziamo questa novità di quest'anno, che è questa sorta di fattoria che rappresenta in sé una destinazione adatta, ad esempio, alla famiglia e ai bambini. Sì, abbiamo creato questa nuova fattoria didattica che stiamo cercando di creare sempre meglio, in quanto questo è un rifugio escursionistico facilmente accessibile per tutti quanti. Abbiamo cercato di renderlo ancora più accessibile per le famiglie con i bambini e dare un'alternativa per fare divertire di più i più piccoli utenti che vengono a trovarci. Noi stiamo apprezzando la vostra cucina, ma pensiamo già alle escursioni. Tutto ciò che arriva verso il San Pietro, ma che dal San Pietro si diparte. Sì, il sentiero è... ci sono molteplici sentieri che arrivano fino al rifugio, tra cui uno degli più importanti è che il rifugio è la prima tappa del sentiero Frassati, sentiero santo che parte da Arco e arriva a San Romedio, di cui la prima notte è proprio il rifugio. Ci sono i sentieri storici che partono dall'abitato di Canale, Calvola, da Riva del Garda tramite il sentiero della... il sentiero di Gola che arriva fino al rifugio tramite il 401 e dal rifugio poi partono le escursioni per il Monte Misone, per la Valle Omasona, per San Giovanni al Monte, i Garda Trek promossi da Garda Trentino con la ronda media e la ronda alta che arrivano e dormono da noi, quindi molteplici e diversi tipi di sentieri e di difficoltà diverse.
anche il Garda Trentino dunque si sta diciamo specializzando su questa tematica dell'escursionismo. Sì, l'outdoor ormai è ai nostri giorni è una delle cose principali e l'utente medio ormai è diventato l'escursionista semplice, non è l'alpinista di alta quota, quindi è facilmente accessibile anche per gente che cammina poco, gente poco preparata, che comunque in un'oretta e mezza arrivano fino al rifugio. Parliamo dunque della valorizzazione della media montagna e della accessibilità alla montagna stessa. Sì, esatto. Comodo, facilmente raggiungibile, alla portata di tutti quanti, sia per bambini che per anziani, sia per le biciclette che sono uno dei nostri target maggiori, sia per le e-bike che saranno il futuro delle biciclette molto probabilmente, specialmente per le zone di bassa quota come le nostre. Un'altra caratteristica qui al San Pietro è che siete aperti tutto l'anno. Sì, la nostra scelta è stata proprio di mantenere il rifugio aperto tutto l'anno con un breve chiusura a novembre, ma di garantire sempre un servizio di ristorazione e delle camere per tutti quanti a qualunque periodo dell'anno, cosa di cui ci facciamo un po' un vanto perché siamo anche uno dei pochi rifugi in tutto il Trentino sempre comunque presidiato e sempre comunque aperto. Alto Garda Trentino, patria dell'outdoor, come abbiamo potuto notare oggi attraverso le tante esperienze che abbiamo vissuto in prima persona. Oggi c'è uno strumento in più che è Go Outdoor, un portale, una opportunità che è anche un'idea nata da due giovani, uno di questi è Matteo Giovanazzi, che cerca di connettere, di mettere insieme anche le professioni del territorio della montagna. Vorrei ricordare le guide alpine, gli accompagnatori di territorio, ma anche le guide turistiche, gli operatori del settore rurale. Quindi diciamo una opportunità, Matteo, che potrebbe rafforzare questo tipo di turismo al quale, devo dire, girovagando è molto vicino. Esatto, con Go Outdoor abbiamo un'offerta a 360 gradi del mondo outdoor, abbiamo offerte che vanno dall'uscita in barca a vela fino al lancio in parapendio, piuttosto che i classici trekking, arrampicate o ferrate. Come per esempio l'arrampicata che abbiamo fatto questa mattina, è semplicemente prenotabile attraverso il nostro sito e a breve anche sul sito di Girovagando nella parte escursioni. Quindi il turista può consultare, diciamo, l'offerta e in tre semplici clic prenotarsi online. Quindi voi collegate quello che è un bisogno di un turista, di un ospite, con l'offerta ma anche con le competenze degli operatori della montagna. Esatto, noi ci appoggiamo esclusivamente a persone qualificate del settore, come le guide alpine, come hai menzionato tu, piuttosto che istruttori di mountain bike. Quindi tutto l'outdoor fatto in massima sicurezza e con persone del posto che ci possono far vivere un'esperienza sicuramente a un livello maggiore e con una sicurezza che non potremmo avere se andassimo da soli, insomma. E come si accede a questa proposta? Semplicemente andando sul sito gooutdoor.it, consultando l'offerta, ci sono dei semplici filtri per poter selezionare esattamente il periodo piuttosto che l'attività che si vuole fare e prenotando e pagando direttamente online. Siamo di fronte a una stagione che dà dei segnali molto interessanti per quanto riguarda questo tipo di turismo, cioè l'outdoor. È la vostra sensazione? Sì, noi crediamo molto in queste esperienze, come le chiamiamo noi, quindi l'outdoor vissuto non semplicemente come un'esperienza all'aria aperta, ma proprio vivere il territorio, quindi appunto il personale qualificato che ci può far conoscere di più la storia e posti che appunto sono ancora nascosti magari. Tante esperienze, amici, grazie all'offerta, alle bellezze del nostro territorio, alle competenze dei nostri operatori turistici, ma anche, diciamo così, alla capacità di comunicazione di tanti altri operatori. Amici, siamo in chiusura, continuate a seguirci sul nostro sito girovagandointrentino.it e sui nostri social. Come sempre l'appuntamento si rinnova alla prossima settimana. Arrivederci!